Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Celebriamo oggi la festa di San Leopoldo Mandic, testimone della misericordia di Dio, patrono dei malati di tumore. E per sua intercessione ci rivolgiamo subito al Signore, chiedendo prima di tutto la guarigione della nostra anima e il perdono dei peccati. Pietà di noi, o Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Vitolis peccata mundi.
Dio che sei la perfetta unità e il sommo bene, tu hai reso San Leopoldo sacerdote, pieno di bontà e di misericordia verso i peccatori e ardente nel promuovere l'unità fra i cristiani. Concedi a noi per sua intercessione di rinnovarci nello spirito e nel cuore, per estendere ad ogni fratello il tuo amore e cooperare fiduciosi all'unione di tutti i credenti nel vincolo della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Tendi a me il tuo orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Tu sei mia rupe e mia fortezza. Per il tuo nome guidami e conducimi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Esulterò
e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria, hai conosciuto le angosce della mia vita. Non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai posto i miei piedi in un luogo spazioso. In te, Signore, mi sono rifugiato. Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore. Io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me, io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Questa parola del Salmo dà un sostegno a questa liturgia della parola di oggi che è attraversata dal filo rosso dell'amore di Dio, gratuito, libero, sanante, e che troviamo nella vita e nella testimonianza di San Leopoldo, il piccolo grande uomo, frate cappuccino, pastore, nato il 12 maggio 1866 nell'allora Regno di Dalmazia. Oggi abbiamo il collegio croato che anima questa liturgia. È morto di tumore a Padova a 76 anni. E da qualche anno San Leopoldo, che ha passato più di 50 anni della sua vita soprattutto in confessionale, eroico ministro della riconciliazione, è stato proclamato patrono dei malati di tumore. E allora stasera in questa celebrazione mettiamo tutti i malati di tumore, le loro famiglie e quanti si prendono cura di loro. Sì, oggi, come succede anche ogni venerdì in questa chiesa di Santa Maria della Consolazione a Roma, c'è nel cuore di noi sacerdoti e di quanti partecipano a questa messa il tuo nome. Se stai combattendo con questo male, da tanto o da poco tempo, sappi che c'è qualcuno che qui prega con te e per te, per intercessione di San Leopoldo. Non sei solo, anche se a volte, ed è umano,
credi di essere stato abbandonato. Oggi chiediamo quindi il dono della guarigione, ma in particolare chiediamo il dono dell'amore. Chiediamo che, anche e soprattutto nel tempo della prova e della malattia, come anche in questo tempo di pandemia, noi possiamo gustare l'amore che cura. È l'amore che ci presenta San Giovanni, che ci ha generati alla vita, alla fede. È il sigillo impresso nei nostri cuori per il quale siamo abilitati e invitati ad amare come Gesù. E quando questo amore diventa fecondo, perché genera altro amore, Dio rimane in noi, perché rimanere è voce del verbo amare. È l'amore del buon pastore che dà la vita per le pecore. Nell'originale greco si usa il verbo deporre la vita, come si depone una veste, il gesto che compie Gesù nell'ultima cena mentre si china per lavare i nostri piedi. Il pastore dà la vita per noi, ci conosce uno per uno, ci chiama per nome anche stasera. Non è come il mercenario che basta un niente e fugge. Lui ci conosce, fa un'esperienza profonda e amorevole di ciascuno di noi, conosce la tua, la mia, la nostra storia. E anche padre Leopoldo aveva questa capacità di conoscere e scrutare i cuori in tutta la sua vita, come Gesù. San Leopoldo ha avuto la delicatezza, la premura, l'attenzione di chi con misericordia si china dinanzi ad ogni peccato, ad ogni sofferenza, assumendo tutto su di sé, facendo spesso penitenza lui per i suoi penitenti, confortando, risanando, mettendosi dinanzi al peccato con la misericordia infinita di Dio e dinanzi alla sua malattia e alla morte, guardando a colui che l'ha vinta risorgendo. Come ha detto più volte Papa Francesco, San Leopoldo è stato immagine del confessore che ti aspetta, che ti accoglie, che non si spazientisce e che è pronto ad accoglierti sempre come Gesù buon pastore. E allora anche noi stasera ci mettiamo di nuovo davanti a questo pastore bello, quello vero, quello autentico, quello buono, che ci guida, ci protegge, ci ama, dà la vita per noi. Sì, proprio come fa il pastore, quando sta davanti al gregge per aprire loro la strada, ma anche in mezzo al gregge, quando le pecore hanno bisogno di riposare, e poi sa stare anche dietro, quando le pecore devono essere custodite affinché non si disperdano. San Leopoldo ha affrontato in prima persona il male e la malattia, e anche affrontando il tumore ha saputo curare con pazienza i tumori dell'anima di migliaia di persone. Chi lo ha conosciuto ha raccontato come aveva un grande cuore, un ascolto pieno di umanità, una pazienza indicibile. E la persona malata ha bisogno proprio di questo. In un momento così difficile per la vita, ha bisogno di una Chiesa che ascolta e che si fa vicina ai malati. Non basta la terapia del corpo, c'è bisogno anche di vicinanza, di un sostegno nella relazione. E ci piace immaginare che come la Chiesa si fa prossima al malato, così i malati possano trovare nella Chiesa e in padre Leopoldo una santità che sta accanto. Oggi di nuovo è qui a dirci: non aver paura di chiedere perdono, non stancarti di inginocchiarti davanti alla misericordia di Dio. Non importa i peccati che hai combinato, né gli sbagli che continui a fare, Dio vede il nostro desiderio di riprenderci, di cambiare vita, di riconciliarci. Padre Leopoldo è stato anche un
ecumenico ante litteram, aveva fatto voto di dedicare tutte le energie della sua vita per l'unione con i fratelli ortodossi d'Oriente insieme ai cattolici, dicendo: per il momento ogni anima che avrà bisogno del mio ministero sarà per me un Oriente. E allora chiediamo, anche per intercessione di Maria, salute degli infermi, che la nostra anima e il nostro corpo sia veramente un Oriente da cui sorge ogni giorno il sole dell'amore. Leopoldo diceva, e stasera lo dice anche a noi, non aver paura. Vedi, anch'io sono un peccatore come te, e se il Signore non mi tenesse una mano sulla testa, farei come te e anche peggio di te. Ecco, questo esempio di misericordia sia per noi oggi una certezza che il Signore non ci abbandona mai, soprattutto nel momento della fragilità del corpo e dello spirito. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la misericordia di Dio con la fiducia che non sarà mai deluso chi in Lui si rifugia. Preghiamo insieme, diciamo: Dio ricco di misericordia, ascoltaci. Dio ricco di misericordia, ascoltaci. Dio della tenerezza, guida con amore la tua Chiesa, perché si riunisca in un solo gregge, attorno all'unico pastore, Gesù Cristo. Preghiamo. Dio ricco di misericordia, ascoltaci. Dio del perdono, suscita nella Chiesa ministri della riconciliazione, capaci di manifestare il tuo volto di misericordia. Preghiamo. Dio ricco di misericordia, ascoltaci. Dio della vita, aiutaci, sull'esempio di San Leopoldo, ad offrire la nostra esistenza per la salvezza degli uomini e l'unità dei cristiani. Preghiamo. Dio ricco di misericordia, ascoltaci. Santissima Trinità, infondi in questa nostra comunità il desiderio di operare instancabilmente per il bene di ogni fratello che ci vive accanto. Preghiamo. Dio ricco di misericordia, ascoltaci. Dio, medico e medicina, ti preghiamo per tutti i malati, specialmente per i malati oncologici. Aiutali con la tua bontà e dona loro la guarigione fisica e spirituale. Preghiamo. Dio ricco di misericordia, ascoltaci. Oggi è la giornata internazionale delle infermiere. Preghiamo per loro e che sappiano infondere le medicine spirituali del coraggio e della speranza. Preghiamo. Dio ricco di misericordia, ascoltaci. Padre Santo, ascolta la nostra preghiera e con la forza dello Spirito ravviva nei tuoi figli l'aspirazione all'unità, alla giustizia e alla pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Oh.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica d'ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, i doni deposti sul tuo altare nella memoria di San Leopoldo, e come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. È Lui il pastore buono, che ha dato la vita per le sue pecore e continua a pascere il suo gregge, donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. Nella vita di San Leopoldo riconosciamo i segni del tuo amore per noi, nella sua voce la tua parola, nei suoi gesti la tua potenza. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore,
in unione con il nostro Vescovo Papa Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo Mandic e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli,